Torna a vincere la Fiorentina Primavera allo stadio Gino Bozzi 2-1 contro l'Inter, gol di Monteanu e gol di Di Stefano. All'ultimo minuto presente allo stadio anche il presidente Rocco Commisso. Presidente, la vittoria è arrivata 2-1 all'ultimo minuto. Sì, sì. Ma ci voleva questa vincita, no? Perché i ragazzi hanno giocato molto bene. Abbiamo fatto il gol con il rigore, si deve fare più pratica con i rigori, ma abbiamo vinto e ci voleva, ok? Il commento a caldo del mister Aquilani e di Di Stefano. E ce lo siamo strameritato. A Genova strameritavamo di vincere e abbiamo perso all'ultimo minuto. È un percorso di crescita che fa parte per far crescere questi ragazzi, ma noi, ovvio che ci piace vincere, siamo contenti e andiamo avanti. Io sono molto contento sia per me ma soprattutto per la squadra e la società che ci è venuta a vedere contro una buona squadra come l'Inter. Sono molto contento ma soprattutto per la squadra perché ci voleva questa vittoria. Presente allo stadio in tribuna anche il nuovo acquisto che andrà ad aggiungersi alla Primavera Viola in classe 2003, il portiere bulgaro Ivan Andonov. How you live in Florence now? It's okay here. I like the city. The team is very good welcomed me here. And yeah, I like the city and also the team. Come vivi a Firenze in questi giorni? È arrivato da pochissimo, sta bene, la città è molto accogliente, ma anche la squadra. Andiamo avanti, gli chiediamo qual è il suo idolo del calcio. So, who is your soccer idol all over the world? My soccer idol is Ter Stegen, the Barcelona goalkeeper. And yeah. Ok, quindi il suo idolo, l'avete sentito, è ovviamente del suo paese. E a proposito di questo, you already know Bojinov, che è un anche lui ovviamente bulgaro. Yes, I know him before I come here. I trained with him for 6 months. And yeah, he's a very good player also, and he always helped me when we were together. Ha lavorato insieme a Bojinov, è un grande giocatore e lui stesso, Bojinov stesso, dice che Ivan è molto forte. He say that you are a very good player. Thank you to him. I can't speak about this topic. It's coach's job. Esatto, lui dice non posso ancora ovviamente esprimermi su me stesso. Did you already meet your friend Krastev? Hai già ritrovato il tuo amico Krastev? Yes, I met him. Yes, I know him since 2018. Then we first met the national team in Bulgaria, and since then we are good friends on the pitch and out the pitch. Nel 2018 si conoscono, giocano insieme, sono molto amici. Chiudiamo questa breve intervista chiedendogli qual è il suo sogno, ovviamente parlando di professionismo e di calcio. So, which is your dream? My dream is at first to become a Fiorentina first goalkeeper, the first team, and then to become the best goalkeeper in the world. So good luck for that. Thank you. Il suo sogno è quello di diventare il titolare della prima squadra, portiere della Fiorentina, e poi di essere il miglior portiere del mondo. Quindi un in bocca al lupo a Ivan per tutto questo. Thank you. Fiola Blog per oggi termina qui, l'appuntamento è a domani. Forza Viola!